con Undertale. Sans? Ok, di tutti mi sarei aspettato, ma non te. Sto pensando di entrare nel business dei telescopi. Normalmente sarebbero 50.000 G per usare questo telescopio premium. Ma visto che ti conosco, puoi usarlo gratis. How's about it? Che cosa ti ne, cosa te ne pensi? Lo usiamo, sì. Sense è pitturato di rosso, vero? Sense è... Cioè, scommetto, guarda, mi gioco tutto che l'ha pitturato lui di rosso. Guarda, mi gioco tutto, guardate. Ha pitturato lui di rosso il telescopio. Eh? Non sei soddisfatto? Non preoccuparti. Ti darò un rimborso completo. Ma non ti ho dato niente! Non ci credo! È un genio! È un genio! Ti prego, ditemi che... No, mi si toglie! No, volevo salvare... No, era bellissimo! È un genio! Un genio! No, 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 adesso lo rifaccio! No, non posso più farlo! No, no, lo rifaccio perché è bellissimo! E belli, mi ha pitturato l'oro, non ci credo, fantastico. Cos'è una stella? Puoi toccarla? Puoi mangiarla? Puoi ucciderla? Sei tu una stella? Sei per caso una stella? Oh, salve lei! Gli antichi hanno disegnato una lista di 21 differenti flavors, sono i gusti. Ho spostato il mio negozio, ma non ci sono ancora clienti. Fortunatamente ho pensato a una soluzione. Punch card, le carte dei pugni. Ogni volta che mangi un ice cream, puoi prendere una carta a pugno dai dalla. Quando ne hai tre, puoi barattarle per un ice cream. Ok. Un ice cream è così freddo che ti riscalda il cuore. Sì, lo prenderei. Super! Eccoti qua. La tua carta è nella scatola. Nella box. No, la lasciamola qua, dai. Ok, almeno mi son preso un ice cream. Con te ci ho parlato, qua c'è qualcosa. Sì, c'è una stanza. No, ma prima finiamo di esplorare questa. No, perché c'è una stanza che qua, c'è una papera però. Una papera. Come ho fatto a non pensare alle papere? Il grande papyrus. Non so perché, ma fare papyrus mi piace. Senti una conversazione passiva, tipo? Così, hai... non hai nessun desiderio da fare? Ok. Senti una conversazione passiva? Solo uno, ma... è piuttosto stupido. Dove devo andare? A sinistra o... Washua e la clean dovevi fare. Guardalo! Guardalo! Come li eviti queste cose qua? O stai sul bordo in fondo, ma... Perché poi sti funghi? Ci sono un paio di... Scarpe, le prendi? Sì! Ah, scarpe da ballo? Arma, scarpe da ballo, ok! Ho delle scarpe da ballo come arma. Ok, quindi non era così insensato andare da quella direzione. Però volevo sentire la storia del desiderio. Mi stanno chiamando. Salve, qui è Papyrus. Ricordi quando ti ho chiesto che vestiti indossavi? Beh, il mio amico che voleva saperlo. La sua opinione di te è molto... omicida. Ma scommetto che tu lo conosca già, tu lo sappia già. E perché, poiché tu lo conosci,
Io ho detto cosa stavo. Cosa mi hai detto che stavi indossando? Una bandana! Perché lo sapevo! Ovviamente! Così dopo una così sospetta domanda, ti sarai ovviamente cambiato vestiti. Sei così, sei un biscottino così intelligente. In questo modo tu sei salvo e io non ho mentito. Praticamente nessun problema da nessuna parte, niente tradimento da nessuna parte. Essere amici con tutti è facile. Ok, in pratica Papyrus mi ha detto che mi aveva tradito perché mi aveva detto che io indossavo una bandana, ma adesso ho cambiato vestito, ho messo le scarpe e si è complimentato con me per aver cambiato abbigliamento. In questo modo lui non ha mentito, ma io sono salvo, capito? Senti una conversazione passiva. Non dirlo, avanti, ti prometto che non riderò. Stavo sempre parlando del desiderio che aveva detto che era stupido l'altro tizio. Ok, il potere di prendere la sua, le loro anime. Questo è il potere che gli umani temono. E effettivamente se è proprio come dicono. Ok. Che mi sto prendendo quanto male. Cos'è questo co? Ehi, lì! Ti ho notato che... Ho notato che eri lì! Sono Onion Sen? Tipo una cipolla qualcosa? Cipollosa! Cipollosa qui! Stai visitando le cascate, non è vero? È bello qui, eh? Ti piace? Sì, anche a me il... La mia cosa più favorita. Si suona male la sua cosa più favorita. Anche se pensando, so sciollo, non so, l'acqua sta diventando così, non lo so. Io devo sedermi tutto il tempo, ma... ehi, è ok. Significa muoversi nella città e vivere in uno schifoso acquario. Come tutti i miei amici hanno fatto. Ah no, dai, poverino, praticamente mi ha detto che... Che ha dovuto. Che lei è qui in questa zona, ma non ci sono. Ah no, poverino, l'acquario è pieno comunque. Quindi anche se volessi io. E comunque, va comunque bene. Andain, sistemerà tutto. Uscirò da qui e vivrò nell'oceano. You here. Non so perché. Here. Here. Ah, you here. Tu qui forse intende. Ehi, lì. Questa è la fine di questa stanza. Ci vedremo in giro. Passa dei bei momenti. Nelle cascate! Ma dai, poverino! Mi dispiace tanto. Ok. What? E cosa c'è questo? Shiren Conductor. Se vuole vulnerabile agli attacchi elettrici. Oh, mamma mia. Ah, hai cantato qualcosa e lei ha ripetuto la tua melodia. Si, re, si, re, si, mi, si, mi. Ok. Risparmia. Ok, hai vinto, ho ottenuto 0 più. 30 euro. Volevo leggere il cartello qua. La stanza più in alto, più a nord, nasconde un grande tesoro. Wow. Ok. Sì. Solo i primi 8 vanno bene. 2, 4. No, ok, non sto capendo. C'è un dettaglio fondamentale che mi sta sfuggendo. Questo potere non ha limiti. Al contrario, un umano non può prendere l'anima di un mostro. Quando un mostro muore, la sua anima scompare. È un immenso potere. Sarebbe necessario per prendere l'anima da un mostro vivo.
C'è solo un'eccezione. L'anima di alcune speciali specie di mostri chiamati mostri boss. Un mostro boss, l'anima di un mostro boss è abbastanza forte da resistere altre oltre la morte. Anche solo per pochi istanti. Un umano potrebbe assorbire quest'anima, ma questo non è mai accaduto. E adesso non accadrà mai. Poverino, è una statua. La struttura ai suoi piedi sembra asciutta. Per favore prendine uno. Un ombrello? Prendi un ombrello? Prendine uno. Hai preso un ombrello. Questa cosa la so dal gioco. Potete dare l'ombrello alla statua. Ok. Che bella musica. Ok. Mi ha detto di prenderne uno. Non ne prenderò un altro. C'è il mio riflesso. Yo! Non puoi neanche portare un'ombrella con te? Beh, verrò con te. Andiamo. Beh, posso prendere un altro ombrello se vuoi, ma sarebbe un po' disubbidire. Ok, ok. Volevo prendere l'ombrello. Mi avevi detto di prendere un ombrello? Sono andato a prendere un ombrello. Yo! Mi ha portato uno. Hai preso un ombrello? Sei il migliore! Ok. Andiamo. Però devi rimanere sotto, Lui non rimane sotto. Va bene. Ragazzi, Undyne è così figa. Sconfigge i ragazzi cattivi, i tizi cattivi e non perde mai. Se fossi un umano, bagnerei il letto ogni notte, sapendo che lei... mi batterà. Ok. Quindi andai. Così, una volta avevamo un progetto di scuola. Dovevamo di prenderci cura di un fiore. Il re, signor Dreamer, ci ha gentilmente donato i suoi fiori e ha finito col venire a scuola e insegnare alla classe riguardo responsabilità e cose di questo tipo. E mi ha fatto pensare, io come potrebbe essere figo se Undyne potesse venire a scuola? Potrebbe sconfiggere tutti i professori. Non so se sconfiggere nel senso tipo di battere... magari non sconfiggerebbe gli insegnanti. È troppo figa per colpire una persona innocente. Ok, effettivamente diamogli ragione. Wow. Ah, ero dietro la roccia. Pensavo che ci fosse una scena, una cosa di questo tipo. È un castello quello là. Non riesco a parlarne. Cioè, volevo guardare cosa fosse quello. Sì, ritorniamo. Giustamente, ci sono gli ombrelli. E adesso non mi servono più, quindi... Io! Questo coso è troppo alto? Vuoi vedere Undyne, giusto? Arrampicati sulla mia spalla. Io! Puoi andare avanti!
Non ti preoccupare riguardo me. Trovo sempre un modo di oltrepassarlo. No, poverino! Spero smetta di piovere. Ok, ha smesso di piovere. Il suono sereno di una musica di un carillon distante ti riempie di determinazione. Salva! Gli umani, spaventati dai nostri poteri, ci hanno dichiarato guerra. Ci hanno attaccato all'improvviso e senza pietà. Alla fine, poteva difficilmente essere chiamata guerra. Uniti, gli umani erano troppo forti e noi mostri troppo deboli. Non una singola anima fu presa e innumerevoli mostri furono trasformati in polvere. Ok, sto iniziando un po' a capire perché temono gli umani effettivamente. Sono frecce, mi sa, quelle. What? Salve, Lovi! E questo è molto più semplice da evitare. Spero di aver sbagliato. A dire vero, ci sono così tante possibilità in fondo. E queste erano tutte sbagliate. Sbaglio accelerato il ritmo? Ma ragazzi, accelerate. Sto scherzando, accelera. Ragazzi! Oh mio Dio! Super Saturn! Lezzo! Ok. No? Ah! Mi ha raggiunto! Fantastico, sono in un vicolo cieco. Cioè, non sono in un vicolo cieco. Che ha fatto? Che come cade in modo pixeloso. Sembra proprio che sia venuto da lì sopra. Oh, sei caduto, non è così? Stai bene? Ecco, alzati. Simon, eh? È un bel nome. Il mio nome è... Mi sa che mi sto perdendo qualcosa di importante lì. Le cascate qui sembrano confluire in una caverna. In pratica ho saltato alcuni dialoghi, non ho fatto apposta. In pratica vedere un immenso ciclo di rifiuti ti riempie di determinazione. Non so come sia possibile. Mi sono bloccato? Il manichino di Toriel! Non è il manichino di Toriel, scherzavo! È proprio come se tu stessi scappando via, non è giusto? Sono un fantasma che a cui piace vivere dentro un manichino. Anche a mio cugino piaceva vivere all'interno di un manichino, finché sei arrivato tu. Gli hai parlato?
hanno pensato che fossi lì per una conversione, con una conversazione gentile. Ma le cose che hai detto, orribile, scioccante, inconcepibile, l'hanno spaventato, l'hanno spaventato addirittura fuori dal suo manichino umano. Spaventano la tua anima fuori dal tuo corpo. Ok. Manichino arrabbiato blocca la via. Questa musica è fantastica. Osserva e parla. Osserva. Manichino arrabbiato, 40 di attacco meno 40 di difesa. Poiché sono dei fantasmi, gli attacchi fisici falliranno. Inutile, inutile, inutile. Oh, ok, what? Ok, perché posso colpirlo? Ah, manichini, guardate dove state sparando i vostri attacchi magici. Ehi, tu, dimentica qualsiasi cosa abbia detto riguardo magia. Ok, devo colpirlo con gli attacchi dei manichini perché i miei attacchi non hanno effetto. Ti sconfiggerò e prenderò la tua anima. No, grazie, la mia anima sta bene qua dov'è. Sparate qua. Grazie. Ancora. Userò la tua anima per attraversare la barriera. Ok, molto interessante. Starò nella finestra di un... No, di un negozio di vestiti bello, in pratica. Oh, non volevo farmi colpire. Dopo tutto quello che vorrò sarà mio. Ok. Guardate lì. Ok. Questo punto in cui licenzia e arrivano i dummy bots. Penso di poter sopravvivere almeno al primo attacco e curarmi al secondo. Quindi questo qua che è abbastanza semplice da evitare. E l'ho preso anche bene. E adesso mi curo. Ok. Dummy bots, provate a curare. Dio. Oddio, ti è andato in faccia. Dai boss, siete inutili. Ok. 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 Au. Dai boss, attacco finale. Che è? Che è sto attacco? Che è sta cosa? Ok, l'ho preso una volta almeno. Ah, non è possibile. Questo ragazzo perfino... questi stizi sono persino peggio degli altri. Che se ne frega, che se ne frega, che se ne frega. Non ho bisogno di amici. Ho un coltello. Ho finito i coltelli. Ma non importa. Non puoi farmi del male. E io non posso farti del male. Sarei bloccato a combattermi per sempre. Per sempre. Per sempre! Sì, ma che noia, amico mio. No, in realtà, no. In realtà, che cavolo è questo? Pioggia acida? Oh, dimentica! Ciao! Fa niente, me ne vado! Ok. Namsta Block! Scusa! Ti ho interrotto, non è vero? Non appena sono arrivato il tuo amico se n'è immediatamente andato. Oh no! Sembrava che vi stesse divertendo. Oh no! Volevo solo dire ciao. Oh no!